Il 5G non decolla. Amici di Come Don Chisciotte, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. E alla fine, fumata bianca sulle telco, l'hanno spuntata i colossi di Airbus e Boeing. Il pericolo di catastrofi causate dal 5G è concreto e reale, e così causa interferenze con gli altimetri degli aeroplani. Il tanto discusso Internet delle cose è stato ufficialmente bloccato, anzi ritirato da tutti gli aeroporti statunitensi per un anno, almeno fino a luglio 2023. E quanto si apprende dal recente accordo raggiunto dalla Federazione dell'Aviazione Americana con le compagnie telefoniche, tra le quali anche Verizon, dell'ex consigliere top manager e attuale ministro italiano Vittorio Colao, telco costrette ad arrestare il rollout correndo ai ripari in attesa di ipotizzate schermature ancora tutte da verificare. Pomo della discordia è la C-band 5G, cioè la banda usata nello spettro di frequenze radio nelle microonde centimetriche comprese tra i 4 e gli 8 GHz, usate sin dagli ultimi anni 70 in ambito militare e televisivo, riconvertite adesso sui civili per il futuro che mancava. Quale? La paura di interferenze col wireless di quinta generazione con la strumentazione di bordo degli aerei già nei mesi scorsi, causa di una levata di scudi da parte delle compagnie di volo, previsti persino disastri e crisi catastrofiche se il 5G avesse decollato senza freni. E sì, perché l'assenza di studi preliminari ambientali e sanitari del 5G si ripercuote infatti anche nell'assenza di test sulla sperimentazione elettronica dei velivoli in cielo, in particolar modo sugli altimetri, indispensabili per fornire dati sull'altezza dal suolo di un aereo e ritenuta cruciale per la fase d'atterraggio, soprattutto in caso di maltempo. Così, dopo l'accordo raggiunto sulla moratoria, la questione è quindi rinviata di un anno, ma il dubbio è se a luglio della prossima estate tutti gli Airbus e Boeing potranno essere dotati di filtri elettromagnetici in grado di schermare le interferenze del 5G. Ce la faranno? Il sospetto che potrebbero non essere pronti è più forte di qualsiasi altra certezza, mentre anche in Italia sale l'allerta. Dopo l'allarme dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, abbiamo inviato delle PEC al sindaco di Fiumicino Roma e di Bari, oltre ad altri soggetti interessati, affermano Annalisa Bucceri e Giancarlo Vincitorio, referenti Lazio e Puglia dell'Alleanza Italiana Stop 5G. La questione è delicata e importantissima. Il rischio di interferenze tra 5G e traffico aereo viene infatti segnalato direttamente dalle aziende costruttrici di veicoli civili e militari, già un po' come avviene per gli effetti atermici e biologici sugli esseri umani, ampiamente documentati e disponibili in letteratura biomedica e segnalati dalla comunità scientifica internazionale, ignorati però dagli organismi di sanità pubblica a partire dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, perché quanto in linea precauzionale vale per gli aerei non pare possa valere per la pelle umana. In fondo, col benestare dell'OMS, le prove sull'uomo dell'ICNIRP vengono effettuate su manichini di plastica riempiti di gel, perché mica siamo pezzi di metallo come gli altimetri o i robot, oppure no? Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, Salute Ambiente, Geopolitica, Privacy e Controllo Sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.oasisana.com, ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla casa
del Sole TV. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.